Ed eccoci insieme e benvenuti ad una nuova puntata di Parliamone con. In studio in mia compagnia oggi Pino Amato, candidato sindaco per la città di Molfetta. Buonasera. UDC e Popolari per Molfetta la sostengono. Buonasera innanzitutto. Buonasera a lei. Un impegno politico, quello per la sua città, che comincia nel 98, è stato 4 volte consigliere comunale, poi presidente del consiglio, vicepresidente del consiglio, assessore e adesso decide presidente anche della commissione bilancio e ha deciso di scendere in campo in prima persona. Come è maturata questa scelta? Questa scelta è maturata dopo un lungo dibattito all'interno del partito UDC condiviso dai giovani. E questa mia candidatura è venuta fuori dopo che c'è stato un breve percorso con l'opposizione, il centro-sinistra, e sul programma e sulla candidatura di Paola Natalicchio, diciamo, non c'è stato il nostro coinvolgimento. Quindi l'UDC, attraverso un confronto con i giovani, ha ritenuto opportuno che la candidatura migliore in questo momento fosse la mia per l'esperienza. Per l'UDC queste amministrative possono essere giudicate un po' la rinascita dopo la vicenda delle politiche che ha vissuto un po' l'offuscamento dovuto all'ombra della lista civica di Monti? Sicuramente, perché dopo le ultime nazionali l'UDC si è ridotta al 2% e anche Molfetta ha avuto un dato che, diciamo, in linea con quello nazionale. Chiaramente le amministrative sono diverse, la risposta la daremo il 26 e 27 maggio, dove si accorgeranno che l'UDC non solo esiste ma è anche forte e presente sul territorio. Lei tra l'altro è stato uno dei più suffragati, se non il più suffragato in 2 tornate elettorali, parliamo del 2006 come nel 2008. Che cosa si augura da queste amministrative? Beh, intanto io mi auguro che l'UDC, che è un partito forte sul territorio, dia una risposta ai cittadini per i tanti problemi che Molfetta si porta dietro con le ultime amministrazioni. Quindi l'augurio è che l'UDC possa avere il suo candidato sindaco, che diventa sindaco, Pino Amato, per poter cambiare la città di Molfetta, in quanto è una città in forte sofferenza con un'amministrazione negli ultimi 10 anni poco presente nella città. Tra i punti focali del suo programma elettorale, riduzione delle tasse, poi tanto altro ancora come la riduzione degli stipendi agli assessori per poi reinvestirli, reindirizzarli verso le fasce più deboli. Sì, è stata una delle mie prime proposte, quello, se dovessi essere sindaco, l'ho detto e tutti sanno che sono una persona che mantengo gli impegni, ecco perché sono sempre il primo eletto di questa città. I miei competitor, candidati sindaci, non mi hanno risposto. Io lo farò, se sarò eletto, ridurrò gli stipendi degli assessori al 50%, che andremo a recuperare una somma di oltre 100.000 euro da destinare alle fasce più deboli, alle famiglie, ma soprattutto a quei bambini che hanno sofferto, che non potevano i genitori pagare la propria retta della mensa scolastica, e quindi daremo felicità a questi bambini facendoli partecipare, socializzare con i loro compagni che sono costretti ad uscire fuori dalla mensa quando è il momento del pasto. Trasparenza e legalità, parole chiave un po' del suo programma. Trasparenza elettorale e legalità, tutti sono dovrebbe diventati, essere ovvio, diciamo. Io lo do per scontato, perché sono diventati tutti paladini della legalità a parole, però i fatti sono diversi. Beh, noi saremo abbastanza trasparenti su questo. Innanzitutto pubblicheremo i redditi di tutti i nostri consiglieri comunali, assessori, in modo tale che tutti i cittadini possano vederli prima e dopo. Ma la cosa che mi ha impressionato di più in questo inizio di tornata elettorale, dove io non sono contro i professionisti, però ho visto una valanga di professionisti che si rincorrevano, forse di più da una parte politica, a candidarsi
perché sperano dopo di poter avere qualche incarico e quindi noi su questo saremo molto attenti. Io ho fatto una proposta dove spero che anche gli altri candidati sindaci partecipino, e cioè che tutti coloro che si candidano nelle liste devono sapere che per i prossimi 5 anni, se sarò eletto io sindaco, partendo dal mio partito, dai miei partiti, non potranno avere incarichi per i prossimi 5 anni. E proprio nel tema della trasparenza, lei è un piccolo imprenditore edile, ne parlavamo prima. Sì. Proprio in merito a questo suo incarico, quando si è trovato a dover amministrare la sua città, ha deciso di non partecipare a concorsi pubblici, è giusto? Sì, più che concorsi, a gare pubbliche. Ci ho appena eletto consigliere comunale, sia nel 2006 che nel 2008. Io ho fatto subito una lettera all'ufficio appalti e contratti, anche se la legge non è che prevedeva che non potessi partecipare, però proprio per la trasparenza ho fatto una lettera comunicando all'ufficio appalti e contratti di non invitarmi in quanto essendo consigliere comunale. Di contro invece c'è chi l'accusa di reati importanti come quello del voto di scambio, e c'è chi appunto evidenzia la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta. Come si sente di rispondere? Io mi sento di rispondere che la risposta a questa vicenda l'ha data la città, perché dopo il mio episodio tutti sanno Pinamato chi è Molfetta e cosa ha fatto per i cittadini. Mi sono battuto sempre per i più deboli. Dopo questa vicenda del 2007 sono andato candidato subito dopo nel 2008, e i veri giudici sono gli elettori che mi hanno eletto a furor di popolo con 2028 voti. Quindi per me è stata la risposta migliore che potessi avere. E in riferimento poi alla questione voto di scambio ne possiamo parlare all'infinito, anzi aspetto di confrontarmi. Niente, la gente ha voglia di chiarimenti. Ha voglia di chiarimenti perché, anzi, in questi ultimi anni poi abbiamo visto a Molfetta che cosa è successo. Mani sulla città, assessori e consiglieri comunali che sono andati in lista e poi sono diventati dirigenti, cosa che sicuramente, se sarò io sindaco, questo non potrà mai più accadere, perché quello sarebbe il vero voto di scambio. Ma si è sentito una sorta di capro espiatorio della vicenda? Beh, sicuramente sì, perché purtroppo io non rappresento le lobby, rappresento il popolo, i cittadini, i più deboli, e Pino Amato sindaco potrebbe essere scomodo a quei poteri forti che hanno sempre gestito la città di Molfetta. Sono sereno sotto questo profilo, rifarei tutto quello che ho fatto perché ho semplicemente aiutato i più deboli. La coscienza pulita. Super pulita. Dall'impegno politico all'impegno politico si associa anche quello sociale. Dal 99 al 2002 è stato presidente dell'Istituto Vittorio Emanuele, poi è ancora dirigente tutt'oggi di un centro diversamente abili. Sì, è la mia passione, quello di aiutare le fasce più deboli. Lavoro da 24 anni con i ragazzi diversamente abili. Ho fatto il presidente dell'Istituto Vittorio Emanuele per circa 3 anni, quindi se sarò eletto sindaco la delega ai servizi sociali la seguirò con attenzione. Quello sarà un assessorato aperto, io dico H24, chiaramente non è che possiamo stare la notte aperta, però sarà un assessorato che avrà un'attenzione particolare a quelle famiglie che in questo momento stanno soffrendo e tantissimo. Quindi il primo atto che farò è quello di cambiare un regolamento comunale che non dà la possibilità ad alcune famiglie di accedere ai contributi, perché chi supera un reddito di 2.000 euro non può avere un contributo, e mi sembra una cosa scandalosa perché tutte le famiglie hanno un reddito di 2.000 euro, però chiaramente con 2.000 euro non si può vivere, e quindi quelle famiglie dignitose poi non accedono, magari poi altre famiglie che hanno un reddito maggiore usufruiscono di contributi. Su questo saremo molto attenti, perché nell'ultima amministrazione i contributi sono raddoppiati. Quindi vogliamo capire anche il perché e se sono stati destinati veramente alle famiglie bisognose. Grande attenzione anche al mondo dei giovani.
soprattutto al mondo dei giovani. Una delle mie proposte sarà quello di andare a raschiare il barile del bilancio e trovare un po' di fondi per creare dei progetti soprattutto per i giovani, cercando di far lavorare ragazzi disoccupati attraverso questi progetti, pulizie delle spiagge, delle strade, chiamandoli direttamente dall'ufficio di collocamento, quindi dare spazio e fiato a quelle famiglie che hanno giovani disoccupati in Tra casa. le maggiori esigenze del territorio sentivo e leggevo soprattutto i problemi del manto stradale di Molfetta. Se è un problema di È base. un problema serio e anche su questo ci siamo battuti. Ho fatto parecchie interrogazioni, interpellanze in Consiglio Comunale, tant'è vero poi, caso strano, nell'ultimo anno stanno rifacendo le strade. Però lei, i cittadini devono sapere che il Comune di Molfetta negli ultimi 5 anni, solo di contenziosi, ha consumato oltre 1 milione di euro attraverso la pratica clientelare di affidare incarichi a destra e a manca. E su questo saremo attenti. Dicevamo prima, servizi sociali è il primo assessorato che vuole istituire. Tra le priorità è quello di istituire proprio l'assessorato ai servizi sociali che si occupi un po' di tutte queste problematiche, appunto dicevamo problemi di Sì. Di famiglie, bambini, famiglie, più che anziani e istituire esiste quant'altro. l'assessorato ai servizi sociali, che devo Certo. dire la verità, nel comune di Nominarne Molfette, subito. cioè vorrei seguire, non dico che la delega la terrei io, però seguirei con attenzione perché è uno di quegli assessorati più complicati Si avocherebbe a dove si parla senso. di persone e non di cose. E quindi diciamo, ad esempio, ho un'idea anche di istituire una mensa per i poveri, che non sono più gli extracomunitari, sono italiani separati che spesse volte si trovano in condizioni che non hanno un luogo dove accedere e dove andare. Ma la cosa più importante è che far uscire fuori dai servizi sociali gli assistenti sociali, che non devono fare un lavoro d'ufficio, loro devono andare nelle case, nelle Operare famiglie, sul campo. operare sul campo, capire quali sono le famiglie che hanno bisogno veramente, attraverso un'equipe che si deve occupare strettamente di queste problematiche, perché la gente è in forte sofferenza. Quando giro per la città mi fermano tutti quanti e ne sono orgoglioso di questo e guardo una tristezza negli occhi loro dove mi chiedono lavoro, mi chiedono aiuto, ma io in questo momento non ho gli strumenti per poterlo I fare. miracoli non si possono Se fare. dovessi diventare sindaco, sicuramente una parte del bilancio sarà destinato, diciamo, alle fasce più deboli. Slogan della sua campagna elettorale, cambiare Molfetta si può, partecipiamo. L'invito è rivolto a chi? A tutte le associazioni, cioè a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo, ai giovani, associazioni culturali, sportive, tutti, noi siamo aperti a tutti. In effetti questo è il lavoro che stiamo facendo, quello di dialogare con tutti. Ma attraverso questo dialogo con le associazioni, con i patronati, è venuto fuori anche la questione delle tasse comunali. È un problema sentito dove, se dovessi essere sindaco, questo è un cavallo anche di battaglia che ne voglio fare, quello di nominare una società comunale che riscuoterebbe direttamente le tasse comunali, perché sulle tasse comunali come dire, parecchi cittadini sono in difficoltà, ad esempio le tasse come la spazzatura, come l'ICI, la vecchia ICI, cioè farle riscuotere dal comune e non passarle subito ad Equitalia, che un debito di 50 euro diventa di 1000 euro, è impossibile poi da pagare da coloro che non lo possono pagare. Attraverso questa società allargare il ventaglio, non più ratizzare in 20 rate, ratizzarli in 72 rate, come fa Equitalia, solamente che Equitalia poi applica dei tassi abbastanza alti, mettendo in difficoltà cittadini che poi accadono le cose che sono accadute in questi periodi in Italia, dove parecchia gente alla fine che ha avuto, diciamo, ha fatto un gesto forte, quello che sono arrivati anche a togliersi la vita. Questo non deve accadere, le famiglie vanno seguite, aiutate, ci sono parecchie famiglie che non possono pagare le utenze, hanno bambini piccoli, sono senza luce. A Molfetta è successo un caso dove sono morti 2 bambini perché una candela poi è caduta e è successo un incendio. Quindi io sarò molto attento a queste questioni. Guardando al giorno delle votazioni, al post elezioni, cosa si augura per la città di Molfetta e soprattutto qual è il competitor che teme di più?
Ma io non temo competitor perché conosco i candidati. È chiaro che loro hanno delle coalizioni più ampie, però abbiamo visto che i cittadini sono attenti a coloro che sono vicini ai cittadini, che non fanno false promesse. Io ho l'augurio che faccio alla città di Molfetta è che diventi una città più vivibile. Ad esempio, la vecchia amministrazione, l'amministrazione uscente, è stata poco attenta alla questione della sicurezza. Noi abbiamo perso dei finanziamenti che la regione dava, c'era un finanziamento di 6 milioni e mezzo di euro sulla questione sicurezza e siccome l'amministrazione è stata poco attenta a questa questione, ha fatto un progetto sbagliato perché il finanziamento riguardava la microcriminalità, riguardava la delinquenza, invece loro hanno presentato un progetto sulle strutture e quindi la regione lo ha bocciato. Su questo saremo attenti affinché i cittadini molfettesi si possano sentire sicuri nella propria città. Sarebbe anche una risposta importante a un centrosinistra che quest'anno queste elezioni amministrative ha deciso di chiudere la porta all'Udc. Sì, sarebbe una risposta, la risposta la daremo il 26 e il 27 maggio, ma la cosa che ci ha sorpresi, un centrosinistra, che in consiglio comunale si nascondevano dietro di me a fare opposizione. Io ho fatto un'opposizione al senatore Azzollini a viso aperto, non mi sono nascosto, non mi sono consegnato mai a nessuno, le risposte le abbiamo date, le interrogazioni le abbiamo fatte, questa chiusura nei nostri confronti non l'abbiamo capita. Poi comunque alla fine, al 26 e 27 maggio, ognuno dirà la sua. Io credo che il centro-sinistra, Molfetta, deve imparare ancora a stare in mezzo alla gente e tra la gente, perché vedo, ho visto una lista di donne fatte tutti di docenti, professionisti, a cui ho tutto il rispetto possibile e immaginare, però credo che bisogna scendere nei propri quartieri per capire i problemi dove stanno. Guarderemo nel post-elezioni cosa avverrà. Grazie Pino Amato, candidato sindaco per la città di Molfetta, grazie del suo Io vi intervento. ringrazio per la possibilità che mi avete dato e spero che mi porti fortuna. Grazie. Grazie al pubblico a casa, ovviamente a cui rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata, riparliamone con.